Benvenuti a questo secondo appuntamento della rassegna Orizzonti, un ciclo di eventi che nasce dalla collaborazione tra i vari assessorati del Comune di Grottaferrata, l'assessorato alla scuola, l'assessorato alla cultura. Porto i saluti al sindaco Andreotti. Andreotti Luciano. Attraverso una seduta spiritica. Porto i saluti. Ci sta pure bene così. Sì. E questi saluti ovviamente si uniscono a quelli di tutto il Consiglio Comunale della Giunta. Siamo onorati di avere qui con noi oggi un ospite illustre, Giovanni Fasanella, scrittore, saggista di fama nazionale e con questo volume anche internazionale, visto che raccoglie delle documentazioni, degli atti, degli elementi assolutamente innovativi che vengono inseriti in un percorso storiografico attraverso un metodo comparativo che mette in luce in qualche modo come, al di là di una ricerca nazionale che va avanti anche attraverso una serie di commissioni parlamentari che vanno ad approfondire alcune questioni, parallelamente c'è questo libro che offre un contributo, a mio giudizio, estremamente innovativo, originale e che tenta di far luce anche su tutte quelle dinamiche europee e internazionali del tempo e quanto a livello globale, internazionale, non solo europeo ma anche fuori dall'Europa, questi fattori di nuclei anche di potere politico abbiano in parte influito su vicende storiche nazionali, condizionando anche alcuni aspetti. Non voglio rubare il tempo, ma credo sia opportuno, oltre che ringraziare l'autore, anche presentare, sia pure rapidissimamente, alcuni elementi che lo caratterizzano. Giornalista, sceneggiatore, documentarista, da molti anni impegnato a ricostruire il contesto geopolitico della storia italiana. Per Chiare Lettere è già autore con Mario Giuseppe Cerubino di Colonia Italia del 2015, Il Golpe Inglese del 2011 e Corusario Priore di Intrigo Internazionale del 2010. Ha condotto una nuova approfondita ricerca a Londra, scoprendo molti documenti inediti che sono alla base di questo suo nuovo libro di inchiesta. Io vorrei leggervi anche una parte che poi è stata scelta come riassuntiva, indicativa dell'opera di questo volume. Scrive Giovanni: la vicenda Moro costituisce un caso internazionale per eccellenza, ancora da raccontare nei suoi risvolti più oscuri. Tra gli anni 60 e 70 la politica estera morotea, soprattutto quella mediterranea, e il disgelo nella politica interna tra DC e PC rappresentarono un pericolo gravissimo per gli equilibri mondiali. L'Italia andava fermata a tutti i costi. Sulla base di documenti desecretati a Londra e a Washington e delle recenti acquisizioni dell'ultima commissione d'inchiesta parlamentare sul caso Moro, l'autore dimostra che una parte delle amministrazioni USA con gli inglesi e la complicità a vari livelli e in fasi successive di Francia, Germania, Unione Sovietica, insieme con Cecoslovacchia e Bulgaria, avevano interessi convergenti a fermare Moro. Come confermano anche le testimonianze di ambasciatori e politici dell'epoca riportate in questo libro. L'autore riesce a saldare in un racconto avvincente testimonianze e documenti inediti, offrendoci per la prima volta la ricostruzione completa del contesto internazionale e delle complicità interne in cui maturò il delitto Moro. Solo così possiamo capire davvero le cause che stanno alla radice di molti episodi terroristici e individuare chi aveva interesse a destabilizzare la nostra democrazia. Queste parole sono molto forti e costituiscono motivo di riflessione. La nostra rassegna. Sì. Lasciamo dire solo una cosa: quella l'ha scritta a casa editrice, sì, svolta sì, di copertina, perché sennò sembra che a me la suoni e me la carichi. Certamente, sono molto forti e indicative perché rappresentano una vera sintesi di quello che poi adesso vedremo nel dettaglio. Perché abbiamo scelto questo appuntamento? Questo va detto. Perché la rassegna Orizzonti vuole in qualche modo ispirarsi ad una metodologia dialogica
in cui cittadini, persone interessate, operatori del settore, ma anche semplicemente persone che vogliono farsi una cultura su alcuni argomenti, possono non soltanto ricevere delle istruzioni, delle informazioni, degli approfondimenti, ma possono dialogare direttamente con l'autore. Così come nel primo appuntamento, questa presentazione vuole permettere non soltanto un ascolto, ma un dialogo, un'interazione. Quindi ci saranno una quarantina di minuti in cui l'autore scenderà, presenterà, illustrerà il lavoro. Ci saranno alcune mie domande, poche, e poi la parola all'uditorio, una mezz'oretta di dialogo. Quindi se ci sono curiosità, se ci sono riflessioni, avremo il modo e il tempo di approfondirle insieme all'autore. Le tematiche di questa rassegna sono variegate. Proprio per questo abbiamo scelto il termine e l'espressione orizzonti, dialoghi a Palazzo Grutter, dialoghi ed incontri con gli autori. Sono variegate ma hanno al centro un punto focale, dal tema sociopolitico al tema di nicchia che può essere quello di ieri, di un'antropologia delle religioni, quindi una storia delle religioni, fino al tema della giustizia e del mito, per passare ad esempio agli aspetti architettonici, del bello, il bello urbanistico che rispecchia anche una dimensione di bellezza estetica, fino ad approfondire temi più squisitamente letterari, come alcuni autori ci mostreranno, e financo ad approfondire questioni legate all'etica. Qual è il focus? La dimensione antropologica, la dimensione dell'umano. La domanda centrale è: chi è l'uomo? Quali sono le sue attitudini? Qual è la sua vocazione ultima? E come si esprime nel mondo? Ecco, l'ambito della politica, la politikos, richiama proprio questa dimensione sociale di socievolezza dell'umano, la dimensione relazionale dell'uomo. Ieri abbiamo approfondito la storia delle religioni, quindi gli aspetti antropologici e culturali che sono dietro al fenomeno religioso. Oggi vediamo la dimensione politica e attraverso questo caso specifico anche riflettere su alcune dinamiche che non sono semplicemente locali ma anche globali. L'ultima cosa che voglio dire prima di lasciare la parola al nostro amico, che ringrazio di nuovo per la partecipazione e la disponibilità, è il titolo, Pas or More, cioè l'idea che dietro a degli eventi storici non ci sia mai una verità ultima definitiva, ma l'evento storico per definizione, proprio in quanto evento, implica una dimensione di mistero, implica il fatto di un'interpretazione, implica il fatto che possono esserci una molteplicità di punti di vista, ecco una dimensione plurale che ci aiuta a riflettere, una molteplicità di punti di vista e anche una inesauribilità di percorsi. Vedremo attraverso la rassegna e questa sua introduzione, vedremo come effettivamente di fronte a delle situazioni che attraverso delle prime ricostruzioni storiche sembravano indicare una certa strada, oggi ci troviamo ad approfondire alcuni aspetti innovativi. Allora il puzzle è un po' un intreccio, è una connessione, è un entanglement. Il caso Moro in realtà richiama alla complessità della storia, alla complessità del fenomeno umano. E quindi io ringrazio nuovamente il nostro autore e voglio anche salutare non soltanto i cittadini presenti, vedo i rappresentanti di diverse associazioni, in particolare il mio saluto va al Centro Socioculturale, a tutti i cittadini presenti e in modo particolare vedo i giornalisti, che ringrazio per la presenza, e alcuni consiglieri comunali. Il mio grazie speciale va al consigliere Mari, che ha proposto a noi, e con grande piacere abbiamo accolto questa iniziativa di questo preciso appuntamento. Lo ringrazio molto perché è una bella occasione di condivisione su un tema così importante. Ringrazio Veronica Pavani, presidente della Commissione Cultura, che è qui presente e che ha collaborato attivamente alla realizzazione non solo della rassegna ma di tutto il settembre grottaferratese. Settembre grottaferratese che è il tentativo dell'amministrazione di lasciare in corso un'attività che non riguarda soltanto la cultura, ma anche il turismo, anche l'enogastronomia. Tanti sono gli appuntamenti che potrete leggere in questa brochure che vi prego di prendere, sia vicino alla libreria che lì presente con le brochure, con il libro di Fasanella, sia all'ingresso di questa. Quindi io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e lascerei la parola al nostro autore. Grazie.